Ciao a tutti, Salim Diakité è il calciatore più richiesto in questa sessione di calciomercato che si sta avvicinando in casa Ternana, perché anche il Parma e il Palermo sono interessati al terzino rosso-verde, quindi possono presentare un'offerta e staremo a vedere se la Ternana deciderà di privarsi o meno del suo gioiello, perché anche nella sessione estiva Diakité era stata accostata alla Cremonese e a tante altre squadre, per cui Diakité è il giocatore che tutti desiderano in questo momento. Nel frattempo la Ternana però sta guardando intorno, tante le volte dovesse partire anche Diakité, e sta prendendo informazioni per Donati, un calciatore dell'Empoli in questo momento in forza a Lecco, per cui staremo a vedere quello che succederà quando scatterà ufficialmente il calciomercato il primo di gennaio. Per il resto la Ternana si sta avvicinando alla prossima sfida, alla partita di Cosenza, dove non ci sarà Corrado per la Ternana perché è stato espulso contro il Palermo, per cui dovrà scontare la giornata di squalifica, e non ci sarà Venturi, difensore del Cosenza, per cui ci sarà un'assenza per parte in quella che sembra già da preannunciarsi come una sfida salvezza per le fere. Per cui non ci resta altro che aspettare sabato, quando la Ternana scenderà in campo a Cosenza alle ore 14.